La parola che abbiamo ascoltato dunque ci aiuta a illuminare questa storia. Paolo, scrivendo a Timoteo nella sua ultima lettera, ricorda a lui di annunziare la parola in ogni occasione, opportuna e non opportuna. La responsabilità che abbiamo come pastori e come credenti di non tacere la verità, di non seguire le favole, di non andare dietro i pettegolezzi, ma di fermarci sulla parola che salva, la parola che illumina la vita della gente. Questa illuminazione è ancora più simboleggiata da quanto Gesù ci dice nel Vangelo, rivolgendosi ai discepoli e alla folla che lo seguiva. Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Il Vangelo oggi non è un libro scritto in un testo, stampato, ma il Vangelo può parlare al mondo di oggi se è incarnato nella nostra storia. Chiediamo oggi a San Pio di Pietrelcina di incarnare questo Vangelo, come laici, come sacerdoti, come consacrati. E questa mattina la mia parola arriva anche alle 31 suore che stanno vivendo gli esercizi spirituali, che oggi rinnovano i loro voti, perché la parola che in questi giorni hanno ascoltato durante questi esercizi spirituali possa essere incarnata e gridare al mondo la verità e l'amore.